cose che non sono scadute, che certo. sono cose che hanno lì magari da 3 mesi, 4 mesi, ma non di più. Sì, una cosa di cui non ci rendiamo conto alle volte è che anche i prodotti, i cosmetici comunque hanno un loro periodo di vita, no? Certo, sì, ci sono delle scadenze, dopo si parte dall'ombretto un po' di più, il rossetto un po' di meno, soprattutto il fondotinta, perché poi magari qualcuno è allergico, dopo è un attimo, diciamo, ecco. E le creme, ad esempio? Anche le creme bisogna stare molto attenti, perché hanno un periodo di scadenza, una volta che si sono aperte, quanto certo. si può adoperarle, per quanto tempo? Nel giro di 3 mesi, però io consiglio comunque, una volta aperte, di metterle nel frigo. Perché nel frigo, praticamente, che sia, magari siamo anche in estate, durano anche di più e si mantengono di più, e così anche certo. nell'invernata. È un ottimo consiglio. Allora adesso stai applicando sì. gli stessi? Nel metà viso, anche la bocca, la andiamo a lineare un attimino, dove noi dopo applicheremo le piume. Le piume. Puoi okay. applicarne una adesso e poi continuiamo? No, perché dovremmo fare il volto con gli altri glitter dorati. Ci fai aspettare, io sto sì. veramente impaziente di vedere queste piume che... sono molto belle, sì. È un bellissimo sono lavoro, comincia già a prendere molto forma. Vero, la soprattutto colorito. Non vedo l'ora di vedere le piume. Ok, ti faccio prendere un'altra piccola pausa e poi torniamo con le piume più tardi, dopo questo spazio di shopping. Ed eccoci tornati alla stanza del tè, stiamo studiando insieme la realizzazione di una maschera fatta direttamente sul viso con il trucco, ed è un lavoro bellissimo che stai facendo. Allora, una cosa che ti volevo chiedere, prima abbiamo visto brillantini, paillette, tutto sì. applicato con molta cura, ricordiamo con la cera da capelli sotto sì. per tenere il lavoro. Allora, se si fa una sbavatura, sì. come possiamo rimediarla artisticamente? Con conton fioc andiamo a ripulire dove praticamente abbiamo sbavato. Non è che... no, è abbastanza facile da sì, fare. Sì, 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 no, perfetto. Con un po' di... insomma, bisogna avere un attimo... Sì, anche perché da casa magari non hanno la pratica di fare questi con lavori. Con conton fioc invece vanno tranquillamente senza nessun problema. Adesso sto adoperando sempre un glitter come praticamente quello blu, dorato. Sì. Dove adesso farò il metaviso, diciamo, della maschera. Sì. Bisogna avere la mano molto ferma, che non è facile, Certo. Cioè, se viene mano io... ferma è una modella molto brava che non si sposta assolutamente. È bravissima lei. Quindi che si sta prestando così. Allora, questo metaviso perché vuoi dare proprio quest'idea? Si potrebbe anche portare lo stesso tema anche dall'altra parte del viso, non bisogna assolutamente ma per noi forza. Porteremo qualcosa anche nell'altro, faremo un po' di tema anche di là, Sì. Ma per chi volesse provare si può anche fare lo stesso. Certo, magari tenere solo lavoro. Metà volto, sì. Certo. Qua c'è da divertirsi comunque. Ma le ispirazioni per questi lavori come ti vengono così? Sì, diciamo che guardi sono molto creativa. Ti ispiri. Sì, specialmente anche quando sento varie musiche, sì che mi viene questa padronanza di poter reagire sulle persone, dico mi fate provare. Beh sì. Loro non ti viene da starnutire, perché mettere il glitter sotto al naso deve essere una cosa abbastanza delicata, no? Vedo che c'è un accenno di un sorriso e quasi quasi uno starnuto. Adesso. No. Ce l'abbiamo fatta? Ce l'abbiamo fatta. È un lavoro sì. molto delicato, devo sì, dire. Bisogna avere molto la mano ferma, di non tremare, perché sennò... Allora, il prossimo step invece cosa mettiamo? Il prossimo invece prendiamo questa bella ciglia, diciamo fatta di piume, che è già incollata, oppure basta mettere un po' di colla, se puoi chiudere per cortesia. Giorgia, grazie. Ecco, questa è una cosa che io trovo molto difficile da fare, mettere molto, le ciglia finte. Moltissimo. Trovi, allora all'inizio quando ho tentato anch'io di metterle, pensavo sono l'unica Prova persona al mondo che non riesce a mettere le ciglia finte. Trovi invece effettivamente che non sia una cosa... Ci sì. vuole un po' di mano, un po' di pratica. Sì, indubbiamente sì. Quindi chi non è pratico, io direi proprio di non insistere, piuttosto c'è il mascara. E in quel caso lì si può benissimo abbondare. Sì, abbondare, sì. In questo caso qui,
che vi farò vedere, ci vuole una colla speciale. Abbondare con il mascara. Sì, ma a parte che non è che siano cose difficili queste, non è che sia cose che fa male l'occhio, perché c'è una colla apposita per le sue cose, diciamo, dunque lo possono fare anche a casa, lo trovano nella scatoletta, diciamo, ecco questa ciglia, sì. E anche la colla, diciamo, è dentro, dunque loro basta solo che l'appoggiano dall'angolo a angolo sopra alla ciglia. Da angolo a angolo, sì, e lasciare asciugare. Asciugare un attimino, sì. Vediamo il primo effetto. Ok, ecco questo. Mi sembra di grande impatto. Sì, 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 sì. Di grandissimo impatto, carino. Ma ci sono tanti altri piccoli. Sì, ora prendiamo sempre il glitter e andiamo a fare praticamente dei decori sul volto, fatto magari tipo a farfalla. Che bello. La farfalla poi che fa venire molta voglia di primavera. Madonna. Ma abbiamo iniziato con il primo... con i primi disegni sull'altra parte del volto, prendiamo una piccola pausa e torniamo dopo questi consigli per gli acquisti dalla regia più tardi. Bentornati, il tema di oggi è sempre il carnevale, le maschere che ci sta illustrando Rita Felice, la nostra make-up artist. Abbiamo visto vari step di come preparare questa maschera molto creativa. E, allora, abbiamo visto il glitter. Certo. Il glitter prima mi avevi detto che c'era un piccolo segreto da sì, ricordarsi. Specialmente questi a stick, magari di provarlo su un pezzettino di carta in maniera tale che l'aria vada via, diciamo, dal tubetto, perché appena spingeranno scoppiano oppure verrà questa cosa liquefatta, almeno la vanno a portare sì. via ai primi due spruzzetti che fanno nella carta, consiglio sempre su. Quindi appena comprato bisogna un po' sì. prepararlo. Sì, perché sennò quando devono fare la bocca non riescono, perché magari ci sono delle cose d'aria e lì non riescono a premere più di tanto e non viene magari perfetto, diciamo, il segno del volto che dovrebbe. E vedo che l'hai applicato come si applica normalmente il lip liner, semplicemente bravissimo. Attorno un okay. attimo di... Eh okay. sì, ecco. Sempre con mano molto ferma, magari davanti allo specchio quando vi mettete, avere un pochettino di pazienza, perché se fate queste cose qua in fretta e furia ve lo sconsiglio. Hai mai provato a fare i disegni prima magari su un pezzo di carta per vedere come viene proprio il segno? Però se uno è un principiante non conviene, perché sennò poi si vedono tutti quanti, diciamo, le sbavature, non è il caso, insomma, ecco. Sì. Invece andando a mano libera con un po' di fantasia, se sono creativi alla fine ce la fanno, è bello, sì. è un gioco. Ok, allora ora adesso passiamo all'occhio destro, che io con un correttore, in qualsiasi correttore o matita, io nel caso mio ho dei miei accessori, ma loro benissimo con un pennello o un correttore ce la possono fare comunque. Prendo questo correttore magari sul bianco, ovviamente correttore molto chiaro, un correttore molto chiaro, sì. In questo caso qui io adesso sto aprendo l'occhio destro in maniera tale che vediamo poi la maschera, quella truccata, perché qui applicheremo invece diciamo le piume in questa parte qua. Allora, allargando l'occhio e la sopracciglia, quindi adoperarlo come un ombretto, quasi come un ombretto, si che potrebbe adoperare anche apre l'occhio. Un ombretto bianco, anche un ombretto bianco, basta che sia opaco, ecco, che non sia brillantinato, quella è la cosa migliore. Finalmente la soluzione, perché tanti ombretti sul grigio, sul nero sì. mettono sempre quello bianco, io è non vero. So mai cosa farci, quindi quello è un bel segreto, quello diremo. Sì, esatto, quindi si può adoperare bello, certo, sicuramente nei punti luce, sempre gli ombretti chiari, sempre sui punti luce. In questo caso lo stiamo facendo qui nell'angolo, perché la modella ha l'occhio piccolo e di conseguenza lo andiamo a allargare. Per allargare bisogna mettere. Sì, eccoci qua. Ancora tante cose da fare, tanto lavoro, ti lascio fare qualche cambiamento e torniamo grazie. Dopo questi consigli per gli acquisti dalla regia.